Quello sull'inclusione è il primo capitolo del lungo documento della commissione degli esperti coordinata dal professor Bianchi quando non era ancora ministro. Documento consegnato a Lucia Azzolina lo scorso mese di luglio. Segno che evidentemente il tema sta particolarmente a cuore al nuovo ministro, che adesso, nella sua veste, è chiamato anche a dare risposte a problemi di non facile soluzione. Il più complesso riguarda il gran numero di posti di sostegno assegnati in deroga e quindi coperti con personale supplente, quasi sempre privo di titolo di specializzazione. I numeri sono davvero impressionanti. Quest'anno su circa 185.000 posti di sostegno, appena 80.000, solo il 44%, sono affidati a personale di ruolo e quindi il 56% di cattedre va a personale precario, in alta percentuale docenti non specializzati. Con la legge di bilancio del 2021 si prevede che l'organico di sostegno venga ampliato di 25.000 unità, ma resta il problema della mancanza di personale specializzato. Non a caso già la ministra Azzolina, in accordo con il ministro dell'Università Manfredi, aveva previsto di autorizzare gli atenei ad organizzare corsi per specializzare altri 20.000 insegnanti. Nella legge di bilancio si parla anche di attività di formazione obbligatoria per tutti i docenti che operano in classi che accolgono alunni con disabilità, ma la disposizione viene contestata dalle organizzazioni sindacali. Il documento dei 18 esperti sottolinea anche che ora, per migliorare la gestione dei molteplici problemi legati all'inclusione, si potrà fare ricorso ai patti educativi di comunità e alle risorse dei nuovi fondi comunitari di cui potrà godere l'Italia nei prossimi anni. Tutto questo richiede però non solo risorse economiche, ma anche nuovi approcci, nuove competenze da parte dei docenti, dei dirigenti, nonché il ricorso a figure professionali specializzate in grado di supportare il personale scolastico, gli alunni, le loro famiglie. Non ultima va risolta in tempi rapidi anche la questione del nuovo modello di piano educativo individualizzato adottato dal Ministero non più di 2 mesi fa, ma che già ha incassato diverse critiche. Una di queste riguarda il fatto che il PEI prevede di fare riferimento ad un nuovo sistema di classificazione delle disabilità, che però a sua volta necessita di linee guida definite dal Ministero della Sanità, che per il momento non è ancora intervenuto in tal senso. Sulla carta, insomma, le intenzioni sembrano ottime, ma i nodi da affrontare e da sciogliere sono davvero tanti e il tempo a disposizione è sempre poco. Ovviamente su questo tema noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it, mandateci i vostri commenti, i vostri suggerimenti, le vostre proposte, noi ne daremo conto come di consueto.